potrebbe sembrare alquanto banale, ma in molti casi ci è stato chiesto come impostare in modo corretto la temperatura sul telecomando del condizionatore, sia nel periodo estivo che nel periodo invernale. Naturalmente l'impostazione della temperatura è fondamentale ai fini del raggiungimento di un benessere nell'ambiente ed anche per garantire e anzi per mantenere un consumo ottimale dell'impianto di climatizzazione. Vedremo pertanto ora come impostare la temperatura nei due detti periodi e cosa avviene nel momento in cui andassimo ad impostare una temperatura non corretta e quindi la conseguenza sul consumo energetico dell'impianto. Innanzitutto dobbiamo dire che nella una non corretta impostazione della temperatura ci sono due conseguenze immediate. Una che interessa il benessere che si può avvertire all'interno di quell'ambiente per le persone che vivono in quell'ambiente e il secondo punto negativo è il consumo energetico. Per quanto riguarda il consumo energetico, difatti bisogna comprendere che un condizionatore inverter funziona a modulazione di frequenza, ovvero va a modulare la potenza erogata di energia, quindi di aria fredda e di aria calda all'interno di un ambiente, ed allo stesso tempo va a regolare l'assorbimento elettrico. Pertanto, nel momento in cui andassimo ad impostare all'interno di un ambiente una temperatura particolarmente difficile da raggiungere, pensiamo ad esempio durante il regime estivo, quando all'esterno abbiamo 30 gradi o 35 gradi, andassimo a impostare sul telecomando una temperatura intorno ai 18 gradi, il condizionatore, quindi tutto l'impianto, dovrebbe lavorare al massimo della potenza per poter raggiungere all'interno dell'ambiente la temperatura che abbiamo impostato. Pertanto, il consumo del condizionatore sarà al massimo. Diversamente, nel momento in cui andiamo ad impostare una temperatura corretta, l'impianto riuscirà molto più facilmente a raggiungere la temperatura che abbiamo impostato e quindi il consumo che potrà partire inizialmente al massimo rispetto all'assorbimento modulare che ha il condizionatore si andrà man mano a autoregolare, quindi a diminuire fino a posizionarsi sul livello medio, quindi sul livello nominale, per poi poter mantenere quella temperatura anche con un consumo più basso, quindi su un livello minimo di assorbimento elettrico. Pertanto è fondamentale impostare la giusta temperatura per l'ambiente in considerazione della temperatura esterna che abbiamo in quel determinato periodo dell'anno. Vediamo ora come comportarci quindi nel concreto in questi due periodi diversi dell'anno, quindi al momento in cui impostiamo il condizionatore, il regime di raffreddamento ed il regime di riscaldamento. Prima di capire come impostare la temperatura, diciamo subito che la temperatura che andiamo ad impostare sul telecomando, quindi magari se impostiamo 18 gradi, 19, 20 gradi o quelle che comunque impostiamo ed imposteremo, questa non corrisponde alla temperatura in uscita dello split, bensì alla temperatura che noi vogliamo ottenere all'interno dell'ambiente. Simuliamo ora come dovremmo comportarci per impostare la temperatura sul telecomando del condizionatore durante il periodo invernale. Quindi abbiamo settato in questo caso il regime di riscaldamento, come possiamo vedere dal display con l'evidenziazione di questo simbolo del sole, e possiamo accendere il condizionatore d'aria. A questo punto ci compare sul display una temperatura di 20 gradi. Naturalmente dovremmo considerare di impostare una temperatura idonea per questo periodo che più o meno potrebbe corrispondere a una temperatura che oscilla dai 18 ai 20-21 gradi al massimo come temperatura interna. Questo per consentire al condizionatore di lavorare per una temperatura che può raggiungere facilmente all'interno dell'ambiente o comunque non avere una difficoltà particolare nel suo raggiungimento. Difatti, se noi andassimo ad alzare la temperatura in maniera eccessiva, quindi portandola ad esempio su una temperatura massima di 29 gradi o di 30 gradi, difficilmente il condizionatore riesce a raggiungere in detto periodo invernale, quando magari all'esterno dell'ambiente ci troviamo ad avere una temperatura intorno ai 4 gradi. Il condizionatore, quindi l'impianto nella sua totalità, non riuscirà a raggiungere questa temperatura,
dei 30 gradi e quindi il condizionatore andrà a lavorare al massimo della potenza elettrica, quindi pertanto come assorbimento, e quindi avremo un assorbimento massimo senza che questo riesca mai a raggiungere la temperatura che noi abbiamo impostato sul display. La conseguenza pertanto di questo tipo di impostazione sarà quella di avere una temperatura nell'ambiente mai raggiunta ed un consumo energetico molto superiore a quello che dovremmo avere per detto periodo e in queste determinate circostanze. Pertanto è opportuno che noi andiamo ad impostare una temperatura corretta durante il periodo invernale, che approssimativamente si aggira intorno ai 20 gradi. Nel periodo estivo invece selezioniamo la modalità di raffrescamento, che è evidenziata da questo simbolo, il fiocco di neve sul display, ed andiamo ad accendere il condizionatore d'aria. A questo punto sul display abbiamo la possibilità di impostare una temperatura in un arco che va dai 16 gradi fino ad arrivare oltre i 30 gradi. Dobbiamo capire quale è la temperatura migliore da impostare per ottenere il beneficio nell'ambiente, pertanto creare delle condizioni di benessere e allo stesso tempo ottimizzare i consumi energetici dell'impianto. Durante il periodo estivo, pertanto, consigliamo di seguire una piccola regoletta che ci consentirà di identificare la temperatura ideale da impostare sul telecomando del condizionatore in funzione della temperatura che c'è all'esterno dell'ambiente. Quindi, partendo da quest'ultima, tramite una piccola formula matematica riusciremo ad identificare la gradazione da impostare. Bisogna impostare una gradazione che corrisponde a 10 gradi più rispetto alla metà delle temperature che c'è all'esterno dell'ambiente. Pertanto, se all'esterno dell'ambiente dovessimo avere una temperatura di 36 gradi, dovremmo dividere questo numero per 2, quindi ovvero otterremo 18 gradi, e dovremmo aggiungere 10 gradi per trovare la temperatura esatta. Quindi in questo caso dovremmo impostare sul telecomando, in presenza di una temperatura esterna di 36 gradi, dovremmo impostare una temperatura interna di 26 gradi. Questo ci consentirà di ottenere due risultati molto importanti. Il primo, una condizione di benessere per chi vive quel determinato ambiente, in quanto non sarà particolarmente freddo ma raffreddato al punto giusto e allo stesso tempo ben deumidificato. Il secondo vantaggio che otterremo sarà quello di ottimizzare i consumi energetici, in quanto sarà una temperatura che l'impianto riuscirà a raggiungere e pertanto dopo una prima partenza ad una temperatura ad una potenza massima, quindi ad un assorbimento massimo dell'impianto, andrà via via a regime per raggiungere poi un consumo medio ed infine un consumo basso per mantenere questa temperatura.